Nella seconda domenica di Quaresima, la 14ª visita pastorale di Papa Francesco in una parrocchia romana, quella di Santa Maddalena di Canossa nella borgata Ottavia. Il pontefice, nell'omelia a braccio, si è soffermato sui due volti di Gesù che sembrano stridere tra di loro. Uno, quello luminoso e bello della trasfigurazione sul monte Tabor, come riportato dal Vangelo di Matteo, che ritroveremo il giorno della risurrezione in cielo. L'altro, quello brutto, sfigurato, torturato, disprezzato, insanguinato dalla corona di spine, che è il volto di Gesù nella passione. Ricorrendo alla parola forte usata da Paolo, il Papa ha parlato di Gesù che si è fatto peccato, che si è annientato, si è abbassato fino a lì, ha pagato per noi e lo ha fatto per amore. L'invito di Francesco è stato di non guardare i peccati degli altri, ma i nostri. E anche pensiamo alla bellezza del volto trasfigurato di Gesù che incontreremo in cielo. E che questa contemplazione dei due volti di Gesù, quello trasfigurato e quello fatto peccato, fatto maledizione, ci incoraggi ad andare avanti nel cammino della vita, nel cammino della vita cristiana. Ci incoraggi a chiedere perdono per i nostri peccati, a non peccare tanto. Ci incoraggi soprattutto ad avere fiducia, perché se Lui si è fatto peccato è perché ha preso su di Lui i nostri. E Lui è disposto sempre a perdonarci, soltanto dobbiamo chiederlo. Prima della messa Papa Francesco ha confessato diversi fedeli, ha incontrato gli ammalati e gli anziani, i genitori dei bimbi battezzati nell'anno. Poi ha risposto alle domande dei bambini ammettendo di aver paura della malvagità della gente, delle chiacchiere che distruggono il cuore e di aver avuto molti momenti belli nella sua vita, come andare allo stadio con i genitori o quando ancora oggi prega in silenzio Dio.